E ciao a tutti ragazzi, sono oggi capito di giocare per di questo inserito. Oggi siamo qui perché oggi per me e ieri per voi spero è uscita la season 5 di Fortnite. Oggi ho voluto invece di fare come tanti altri un video gameplay, farvi una sorta di video recap di tutta la season 5 e delle sue novità. La prima novità la vediamo non appena entriamo in gioco. Infatti la lobby avrà un nuovo sfondo, stavolta a tema desertico rispetto al vecchio sfondo a tema meteorite, che era il tema appunto della season 4. Questo mi permette appunto di spostarmi sulla seconda novità, il cambiamento della mappa. Infatti non appena apriamo la mappa, la prima cosa che notiamo è che in basso a destra è diventata tutta una zona desertica. La zona di putrido pantano della casa dei supereroi è diventata una zona desertica. E al suo posto avremo una nuova località chiamata Palmeto Paradisiaco. E un'altra cosa che noteremo subito è che al posto di Acri c'è Borgo Bislacco, ma non è che l'hanno spostato, no, c'è anche quello sotto magazzino. Abbiamo due Borgo Bislacco, uno scritto in minuscolo e uno scritto in maiuscolo. Questo può essere un problema. Ragazzi, dove scendiamo? A Borgo? No, ma io voglio andare a Borgo. No, ma a Borgo. No, ok. Il bello è che sono completamente diverse. Allora, io ancora non ho visto la traduzione in inglese. Non è che per caso, se voi lo sapete, ditemelo, non è che per caso è un problema di traduzione italiana. Sarebbe dovuto essere un altro modo, non so, ditemelo voi. Un'altra modifica alla mappa che possiamo trovare è che nella montagna sotto boschetto è diventata una zona un po' piratesca. Durante la season 4 avevamo già notato che lì sopra appunto era comparsa un'ascia, diciamo, da nave. Ecco, tutto questo si è trasformato in questa nuova località. Altre cose, diciamo, non troppo utili, però potrebbero, sono i teleport. I teleport sono delle zone dentro la mappa a caso dove voi entrate e vi teleporta un po' più su in altezza, dove voi entrate, diciamo, come se avessero usato una jump, una specie di mini jump un po' più a caso. Altra cosa molto importante è che molti criticavano l'assenza di veicoli su Fortnite e finalmente li hanno aggiunti. Ha aggiunto la TK, che non mi ricordo attualmente che cosa voglia dire quella sigla, perdonatemi, che è praticamente una macchina sportivo, cioè a me ricordo la macchina di quelle che si usa per giocare a golf, però boh, è una macchina, cioè entrate, ci sono 4 persone, quindi un full team, potete entrarci e ci sarà un guidatore e 3 passeggeri, 2 possono stare dietro a, diciamo, sparare alla gente, un altro che invece può stare nel sedile passeggeri. Un'altra novità, stavolta non proprio in game, è che tra le sfide, prima sapevamo che le sfide del pass battaglia erano solamente per chi l'aveva comprato con la pagamento. Adesso invece sono divise, ci sono 3 sfide per chi ha il pass gratis, chi non ha voluto comprare il pass battaglia, e 4 sfide per chi invece l'ha voluto per il pagamento. Quindi abbiamo 7 sfide come prima, però 3 le potranno fare anche chi non ha comprato il pass, saranno quelle più semplici, mentre 4 chi invece l'ha anche comprato, il che può essere una ottima cosa. Altre sfide avremo: sfida alla deriva, che funzionerà, diciamo, con gli XP a 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 PE, ci daranno dei pezzi appunto di alla deriva, degli stili della deriva, che è uno dei nuovi skin, ma adesso ci arriviamo. E invece, come la stagione scorsa abbiamo spacca tutto, adesso abbiamo Road Trip. Completando tutte le sfide di 7 settimane riceveremo appunto Road Trip. E se siamo a parlare di sfide, vi parlo anche un attimo brevemente delle sfide della settimana 1. Le sfide della settimana 1 consistono nel raccogliere dei fulmini fluttuanti, che sono davvero fastidiosi perché stanno molto alto, quindi voi dovete fare una specie di scala, perché neanche se lo ci passate dovete tenerci premuto E o quadrato per prenderlo, quindi è un po' fastidioso. E a rapide ci sarà una mappa del tesoro, la quale il punto che è indicato sulla mappa sarà precisamente. Le nuove skin, scusate se leggo ma non me le ricordo tutte, saranno cacciatrice, alla deriva, linea rossa, soccorso in corsa, ammazzatore, ragno. E le nuove emote invece saranno Danda Gentiluomo, che è gratis, sei un mito, calcolato, swipe e bello sfrenato. Hanno aggiunto anche dei giocattoli, sono delle cose molto futili che possono però ottenersi solamente col pass pagato. Con la stagione scorsa avevamo gli sprite, che li potevano avere, mi sa che anche adesso li possono avere solamente chi ha comprato il pass. Adesso ci sono i giocattoli, sono cose praticamente inutili però un po' divertenti. Uno che si sblocca ad esempio molto facilmente è il giocattolo della palla da basket, infatti voi potete lanciare questa palla e potrete giocare con i vostri amici. È una cosa completamente stupida, in parco giochi probabilmente aveva senso, ma per chi non sapesse, parco giochi l'hanno tolto.
Una cosa molto futile che molti potrebbero non interessare, però qualcuno potrebbe interessare, che andando nelle impostazioni del gioco, io ho verificato la PS4, ma presumo anche la PC e la console e le altre console, andando nella sezione dell'altonismo sono state aggiunte la sezione per l'udito e le foto, diciamo, per le armi, diciamo, per chi è daltonico riconoscere meglio le armi e settarselo bene. Un'altra cosa, questa darà fastidio a tanti, hanno tolto il double pump. Infatti adesso non è che hanno aumentato l'animazione, hanno proprio fatto una cosa intelligente, più o meno per si spegne il monitor. Hanno fatto una cosa molto intelligente per eliminare il double pump. Se tu spari con un fucile pesante, con un fucile a pompa, avrai un piccolo countdown prima di poterlo usare. Questo countdown si ritrae proprio in un cerchio che compare al centro del mirino quando provate a sparare il doppio pompa. Non potete farli veloci. Bene ragazzi, questo piccolo video breve, ma diciamo fatto così per riassumervi in breve le novità del Season 5, finisce qui. Ditemi se ne conoscete altri, non ho aggiunto quelle di Salve il Mondo perché non l'ho e non le ho volute verificare, non le conosco bene, non ne conosco le meccaniche. Quindi, qua la città è tutto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di commentare, lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun mio video. Poi ci capisco tutto. Ciao!